continuare a vivere una vita normale, con qualche attenzione in più, però dobbiamo tutti continuare a vivere una vita normale, se no facciamo il gioco di chi ci prova. A Barcellona, nel cuore della città, che giovedì l'attentato ha tagliato a metà, la vita continua e la gente ha già messo la paura dietro alle spalle. Michele Bortoluzzi, bellunese d'origine e veneziano d'adozione, nella città di Gaudì vive e lavora oramai da anni. Al telefono ci racconta di una Barcellona che si è rimessa in moto sulla Rambla. A ricordare l'attentato di giovedì restano gli altarini che commemorano la tragedia. E a parte la nutrita presenza di giornalisti, quel lungo marciapiede, simbolo di Barcellona, è tornato a ripopolarsi. I sentimenti sono contrastanti. Da un lato c'è il sentimento di tremenda pena e cordoglio per le vittime, però dall'altro lato c'è anche la capacità e la voglia di reagire. Giovedì scorso Bortoluzzi era a pochi passi dal luogo dell'attentato. Stavo entrando esattamente in Plaza Catalunya per percorrere la Rambla e andare a casa e mi ha fermato la polizia perché stava accadendo, era accaduto pochi secondi prima il fatto. Il ricordo corre al frastuono delle sirene delle ambulanze, alla polizia, a ogni angolo del reticolato di strade in cui è divisa Barcellona. Un'immagine surreale. È un atto di una viltà straordinaria investire dei turisti in ciabatte in una strada del centro di una città, no? Cioè niente di eroico, niente di immolazione, è un atto di una viltà e di un'assurdità palese. L'effetto che può ottenere questo è una maggior coesione sociale e una maggior unità di tutti, anche nelle divisioni che ci sono tutti i giorni nella politica, nella vita.